L'unica vera transizione che noi abbiamo a livello storico è la deep transition, come la chiamano, è quella dal feudalesimo al capitalismo. Non ce n'è altro. Però è cambiato tutto. E di mezzo c'è stata una serie di condizioni che sono state straordinarie. Non ultima, per esempio, la piccola era glaciale, che è quella che ha accelerato, come per esempio, la riduzione della fertilità dei terreni, portando, come dire, a una trasformazione radicale dei regimi proprietari della terra, della fine della logica del vassallaggio, eccetera, dell'arrivo, come dire, di modelli più efficienti di produzione industriale. C'è stato un periodo di enormi sollevazioni sociali, perché poi il periodo dal passaggio dal Medioevo al capitalismo è stato segnato da guerre, da insurrezioni. Io adesso ne ho soltanto alcune che mi vengono in mente: la Jacquerie, ne hanno fatti fuori migliaia di proprietari feudali, la rivolta di contadini che erano, no, che tutti conosciamo la storia di Münzer, dei contadini tedeschi, eccetera. E questa logica, come dire, che poi è andata avanti accumulando violenze, accumulando anche rancori, però anche accumulando potere politico, come dire, non in mano ad alcune componenti sociali. Ora, la vera, come dire, storia, ecco, sulla quale, come dire, varrebbe la pena anche ritornare a riflettere, nonostante un dibattito molto accalorato che c'è stato durante gli anni 80 e gli anni 90, il famoso dibattito Brenner, che era un dibattito su che cosa è capitato in quel periodo, che cosa ha determinato questo passaggio dal feudalesimo al capitalismo. Allora lì potrebbe essere un'analisi, un'identificazione di quelle che sono le matrici e i motori di quel tipo di trasformazione, potrebbero essere utili per capire quella che è oggi la grande trasformazione che oggi si sta delineando all'orizzonte. Perché io credo che, e questa è la mia idea, una transizione per far fronte alla crisi ecologica, che è rappresentata più che altro dal cambiamento climatico, però ovviamente non solo, come sapete, ha bisogno di una grande e potente trasformazione. E non se ne esce con le misure minime, oppure con semplicemente affidandosi alla tecnica, a quelle che sono le innovazioni tecnologiche, anche perché quelle poi hanno delle conseguenze che vanno nella direzione opposta di quello che vorrebbero risolvere. Per cui ci troviamo di fronte veramente a un passaggio fondamentale sul quale però l'incertezza, come dire, regna sovrana, non sappiamo bene come andrà. Vediamo poi come la transizione, sebbene annunciata e provata e attivata in alcuni comparti come quello energetico, provoca conflitti. Quello che diceva anche Balibar, diceva, guardate bene, questo processo di transizione è un processo che crea conflitto, che crea tensioni, che non è un processo pacifico, non è un processo lineare, non c'è niente di lineare in un processo di transizione. Si confrontano, si scontrano poteri, come dire, veramente straordinari nel processo, come dire, di trasformazione di una società che va in un'altra direzione. Allora, che cos'è poi l'orizzonte che si apre? Perché è un'altra questione, è un altro grande capitolo che si apre, il fatto dove vogliamo andare, qual è la società che desideriamo. Che cos'è una società ecologica? Come una società ecologica deve essere organizzata? Sulla base di cosa? Con quali infrastrutture? Con quali tecnologie? Con quali rapporti e relazioni sociali? Con quali forme educative? Che cos'è che è una società ecologica? Nessuno se lo chiede. Tutti siamo convinti che faremo quel passaggio, terremo tutto com'è adesso, soltanto che diminuiremo le emissioni che vanno in atmosfera, le emissioni di gas climateranti. Questa è la prospettiva che ci stanno dando i climatologi. Ora invece, quello che, se andiamo un po' più in profondità, si sta delineando nell'orizzonte, è un conflitto invece molto serio, anche molto profondo, tra prospettive, tra teorie della transizione. Le riassumo rapidamente e poi dopo chiudo perché ho fame, ma... Una che è essenzialmente del green capital, del capitalismo verde, fatto lì a delegare alle imprese il fatto che si verdizzino, ecco. Che diventino, che fanno la corporate social responsibility, che facciano opere di responsabilità per l'ambiente, responsabilità sociale, che riducano la loro bramosia, come dire, di profitti, di denaro, eccetera, per cui alla fine cosa vuoi, no? Loro sono i soggetti, no, di questo tipo di transizione. Ovviamente in questa logica del capitalismo verde che si porta dietro un po' delle logiche, come dire, un po' ingenue degli anni 70, il fatto di transitare un capitalismo di questa natura salverà capra e cavoli, cioè tutti avremo un nuovo lavoro, tutti avremo, come dire, no, anche il nostro reddito migliorerà, la nostra qualità della vita, il nostro paesaggio, il nostro orizzonte, la nostra aria, che risperemo, poi vinceremo tutti. Questa è una visione come che c'è, che forse è predominante, è molto ingenua, dove il soggetto fondamentale è l'impresa. Le imprese
Israele sono quelle che stanno, che vorrebbero essere quelle che governano questo processo, e non stanno diminuendo le emissioni di CO2 a livello globale, non stanno diminuendo, stanno continuando a crescere, stiamo aumentando quelli che sono i consumi sia di energia, di materia prima, di biodiversità, di acqua, di tutto quello che c'è, per cui alla fine non stiamo cambiando assolutamente niente, però ci stiamo affidando a questo modello. Un secondo modello, che forse è ancora più pericoloso, si chiama ecomodernismo. È uscito fuori un manifesto 8 anni fa, eccetera, che diceva che il problema della società odierna, per diventare una società ecologica, dovremmo portare tutta la popolazione mondiale dentro le città e fare in modo che il resto, come dire, fuori dalle città diventasse natura selvaggia, che è quella, come dire, poi avremo salvaguardato la natura, per cui noi avremmo utilizzato soltanto quella parte di natura che ci serve per la sopravvivenza, per cui quelli sarebbero stati noi dentro le città, siamo stati da Dio, avremmo le centrali nucleari per l'energia elettrica, saremmo autosufficienti. Guardate bene, questo discorso che sta prendendo piede è la separazione totale, è la negazione della natura. A un certo punto quello che si dice che è la specie umana può fare a meno della, la può governare come vuole. E quell'ecomodernismo, come dire, quella visione del costruzionismo, come dire, geologico, no? Un po' come dire di geoingegneria che viene assunta, che viene combinato da un lato attraverso appunto fonti energetiche come quelle dell'idrogeno, del nucleare, no? Della fusione, eccetera, dall'altro lato se abbiamo il cambiamento climatico ci mettiamo un po' di specchi attorno, no, nell'atmosfera, li mettiamo in orbita, eccetera, affinché i raggi del sole vengano riflessi, e facciamo un po' di fertilizzazione degli oceani con il ferro per catturare la CO2, rimboschiamo il pianeta, magari anche le città, e questo ce la siamo cavata. Siamo riusciti a mettere sotto controllo il processo del cambiamento climatico, abbiamo ridotto le emissioni, riduciamo quelli che sono i mutamenti del clima, non prendiamo in considerazione ovviamente quelle sono le dinamiche spontanee del clima, quelli sono tutti i modelli che vengono proposti dai climatologi che dicono che oltre certi hotspot o tipping point, come dire, poi hai una dinamica che è assolutamente imprevedibile, come dire, accelerata, che porta al caos climatico. Ormai tutti stanno parlando di caos climatico, non è più come dire semplicemente cambiamento del clima. Però questa visione geoingegneristica, ecomodernista, eccetera, è una visione interessante. C'è anche stato di recente un biologo, lui si chiama Wilson, e scrive questo testo che si chiama Metà pianeta, Half Planet, dove dice che dobbiamo dividere in due il pianeta, da un lato gli umani e dall'altro la natura, perché noi dobbiamo tenere la biodiversità, dobbiamo tenere, no, la natura selvaggia, che tutta quella la dobbiamo fare in modo, come dire, di renderla florida, preservarla, proteggerla, perché tutto un problema di conservazione, perché tutto quello poi ci servirà dal momento in cui quel tipo di scelta strategica ci servirà per rendere il pianeta, come dire, più accettabile, e peraltro anche quello di smorzare o armonizzare o ridurre, eccetera, quelli che sono gli effetti dei cambiamenti economici. E fa questa proposta, che però bisogna tenere in considerazione, come quella di Lovelock, l'inventore di Gaia, che lui dice che dobbiamo andare verso un mondo completamente tecnicizzato, dove la tecnica sarà quella che governa, cosa che Gaia avrà bisogno di una umanità, non quella che adesso sta creando dei problemi alla riproduzione di Gaia, alla dinamica della vita, eccetera, ma in qualche modo invece una specie umana che sia in grado, attraverso strumenti di natura tecnologica, come dire, di governare quello che sono il clima, eccetera. Ora, a questo, come dire, si oppongono ovviamente molte altre prospettive che credo adesso ve le riassumo rapidamente. Una è quella che si chiama multi-level perspective, è una prospettiva sociologica, economica, insomma, eccetera, che proviene dall'Olanda, che dice no, noi il problema nostro è che dobbiamo ragionare sui sistemi sociotecnici. Almeno loro migliorano un po' la situazione, non è più un problema solo di tecnica, ma un problema di sistemi complessi, sistemi sociali, sistemi tecnici che sono tra di loro interrelati, degli ibridi che devono muoversi e andare in una certa direzione, con il quale mettono insieme politiche, innovazioni, e hanno una visione a tre dimensioni, a tre scale, diciamo, a tre livelli: la visione della nicchia, la visione del regime, che è la dimensione, come dire, meso, quella che governa le cose, e la dimensione del landscape, come lo chiamano loro, cioè dell'orizzonte sul quale la società dovrebbe essere d'accordo e fare certe cose. È una teoria abbastanza interessante, a me non piace molto, però insomma, anche perché mi sembra molto evoluzionista, molto meccanicista, insomma non prende in considerazione il conflitto, le classi, non prende in considerazione niente, però se decidiamo, andiamo in questa direzione, potrebbe essere anche, no, come soluzione la meno peggio. Loro hanno lanciato l'idea della deep transition, cioè l'idea di una transizione profonda,
È una questione, una transizione profonda e reale, perché bisogna, quando transiti, devi portarti dietro tutto. Poi ci sono invece una serie di altre prospettive che sono interessanti, cioè quelle dell'ecosocialismo, che è interessante, dove però quello che domina è l'idea dello Stato che deve guidare la transizione. Una visione invece più municipalista, comunalista, eccetera, anche una visione invece quella degli ecologi sociali, eccetera, che dicono no, quelli che dobbiamo fare e che sono, e che la gente che dal basso si deve organizzare, fare, creare comunità, cooperative, eccetera, che in parte è una, no, è una retorica, ma anche una narrazione che sta prendendo piede e che non viene riconosciuta mai, i mass media non ne frega assolutamente niente, quello che ci raccontano è dell'idrogeno, ci raccontano la fusione, ci raccontano tutte le cagate che fanno questi, che non hanno nessuna prospettiva nel breve periodo, invece è quello che dovrebbe essere fatto e che in parte qualcosina si sta anche muovendo in Italia. Provate a pensare al tema delle comunità energetiche, siamo ancora lì che stiamo decidendo che cazzo è una comunità energetica, cioè che ancora a livello legislativo non si sa chi c'è, chi ci va dentro, che, come la si fa, quali sono le cose, per cui tutti vogliamo fare le comunità ma non sappiamo poi dopo, come dire, non c'è una piattaforma di natura giuridica, eccetera. Altre prospettive, la decrescita, come tutti sapete, che però è molto migliorata nel tempo, non è più idea di consumare meno, un'idea molto più seria, perché è l'unica prospettiva con la quale il capitalismo globale e le teorie del capitale, come dire, degli economisti mainstream non sono in grado di affrontare, perché non sono in grado di decostruirla. Perché se tu dici che un sistema deve decrescere e non può più crescere, tu gli metti, come dire, un limite e li fai fuori. Cioè, il problema vero di questo mondo è che deve continuare a crescere. C'è la logica che è propria di questa situazione del mondo dove che abitiamo e che deve crescere costantemente, deve crescere gli investimenti, i soldi, i profitti, i guadagni, deve continuare a mettere sul terreno, consumare suolo, fare edifici, deve fare infrastrutture, deve fare ferrovie, deve fare tunnel, c'è questo, deve fare porti, deve continuare a produrre. E da dove, come dire, questo si arena un po', si rallenta come durante il Covid, crea delle conseguenze, come dire, che sono pazzesche. Certo. Ultimo è il tema della decolonizzazione. Postcolonialismo, un tema interessante che dice: ma voi in Europa volete fare la transizione? E con quello la fate? Con il litio di chi? Della Cile, della Colombia, con l'energia di chi? Della Russia, non hai capito? Poi alla fine dopo vai a toccare i nodi, quelli sensibili, quelli nervosi, che sono i nodi nervosi, con cosa la fai la transizione tu? Con quello la fai? Che cosa hai bisogno? No? Hai bisogno di ricolonizzare il mondo. Boh, basta. Magno.